Ciao compagni di scuola! Entrata diversa, il video di prima era quella, invece adesso ha più. Insomma, ogni tanto cambiamo un pochino, dai. Qualche giorno fa vi ho raccontato come reagiscono i diversi tipi di studenti universitari quando gli viene chiesto di pagare le tasse universitarie in scadenza. E invece, quando si tratta di comprare libri, come si comportano? Tipi di universitario, quando bisogna comprare libri. Il boomer! Salve, mi sa che prendo questi. Quant'è? Sì, sono 57 euro. Ah però, vanno bene i contanti? Purtroppo non ho il resto, non ha la carta? No. E mo? L'online shopper. Comprati. Lo scroccone. Oh, ma hai passato l'esame? Sì. Ah, quindi il libro non ti serve più, me lo regali? No. Mi fai fare le fotocopie? No, io le cose me le pago. Vabbè, ho capito, sei sempre il solito pezzente. Dai, dimmi quanto vuoi e ti mandi i soldi dall'app della mia banca. L'online shopper ipocondriaco. Il boomer, parte 2. Vabbè, forse con le monete ci arrivo. Se proprio deve. 53,60. 53,70. No, 75. Abbiamo anche il POS, può pagare anche con lo smartphone. Smart che? Quello che non sa niente. Oh bello, mi passi la mia prepagata che devo fare un acquisto online? Tieni. No, questo è il bancomat, è una carta di debito. Ah, allora tieni. No, questa è una carta di credito, ha le cifre in rilievo. Ah, e non è la stessa cosa? No. Codice fiscale? No. No. Il complottista! Ma perché non paghi con il contactless? Non mi fido, ci sono gli hacker. Guarda che i pagamenti col telefono sono sicurissimi. Prova. Ma sì, infatti. Ma poi ti pare che stanno controllando me? Ma sì, infatti, dai. Dannazione! Mi ha fregato! A nessuno piace pagare, ma c'è modo e modo di farlo. La sicurezza viene prima di tutto e sicuramente i sistemi di pagamento digitali oggi sono più sicuri del contante e consentono di contrastare l'evasione e tenere meglio sotto controllo le nostre spese. Se ancora avete qualche dubbio, leggete l'articolo linkato in descrizione. Ciao. Uscita.